Allora ragazzi, ci siamo? Oh sì, credo proprio di sì. Intanto ragazzi, vi do il benvenuto. Sono Mighty Mars e siamo su Twitch Show. Siamo in live. Poi posterò anche questa live di Twitch su YouTube. Per chi magari non è su Twitch. Comunque vi invito a scrivere su Twitch se non siete iscritti o altrimenti su YouTube se siete iscritti su Twitch e viceversa, insomma, fate quello che volete. Oggi siamo a VR Billions. Questo gioco non è uscito da poco, ancora non ci ho anticipato. Eccolo qua. E però è già un po' di tempo che lo sto adocchiando perché mi piace. A parte, vabbè, a me basta che ci sia zombie, tutto quello che è zombie va bene. Forse anche polpette con zombie mi va bene. Ed è, diciamo, come dinamica è abbastanza semplice perché praticamente bisogna costruire una città con più difese possibili ed espandersi nella maniera espandersi il più possibile, ma in maniera molto cauta, perché qui, come dice il titolo del gioco, sono veramente billioni. Quindi andiamo, facciamo una partita. Dall'inizio, qui abbiamo molte modalità per sbloccare. Questa è la prima mappa. Per sbloccare le altre mappe bisogna fare una determinata percentuale di vittoria, ovvero riuscire ad arrivare fino in fondo ai giorni. La percentuale viene data, se non ho capito male, dalla difficoltà. Se mettiamo per esempio 120 giorni accessibile, il punteggio sale del 55%. Lo mettiamo a 150 giorni e va al 22%. Anche la popolazione, se noi mettiamo per esempio popolazione, io credo sia popolazione degli zombie, è veramente bassa, però invece che si va al 10%, il 10% il gioco è facile, però non sblocchiamo niente perché vuole il 20. Allora noi potremmo mettere 120 giorni e fare 22, però col 120 giorni, avendo meno tempo, diventa più difficile perché l'ultimo giorno è abbassa un po' la musica. No, mi tocca urlare. Buono, buono. Ancora non è successo niente. Allora, dicevamo, sì. Se noi mettiamo 120 giorni andiamo al 22%, però diventa più difficile perché abbiamo meno tempo. Io direi di mettere 150. E popolazione accessibile. Andiamo al 22. Io la proverei così. Se poi va male, proviamo anche 120 con popolazione più bassa. Volendo, tanto non credo che in questa live oggi si possa fare tutto. Sicuramente qui si muore facile, quindi ci sta anche di sì. Difficile arrivare fino a fondo. Partiamo così, dai, la proviamo. 22% si sbloccherebbe, quindi si sbloccherebbe la seconda mappa se non arrivasse in fondo. Ma la vedo. L'ho un po' provato perché l'ho comprato tipo ieri sera, quindi l'ho un po' provato. È un casino. Allora, questa è praticamente il centro di comando, che è diciamo, la struttura base. Questa non deve essere mai conquistata. Tutto il resto può essere conquistato, anche se quando lo conquistano praticamente i zombie si moltiplicano, perché diciamo che chiunque c'è dentro viene contagiato, giustamente, da ovviamente, come la tradizione zombie vuole. Quindi con loro, con i ranger, facciamo un po' di scopriamo un po' la mappa, vediamo un po'. Le materie che ci servono sono praticamente l'oro, il legno, la pietra, il ferro e il petrolio. Il petrolio per il momento non sono mai riuscito ad arrivarci ancora. Abbiamo poi 30 di energia collettiva, 19 di cibo, e di cibo ne andrà fatto veramente un casino. 5 lavoratori, anche questi vanno fatti di continuo, e 0 colonist, ancora no.
E poi dopo piano piano, mentre cerchiamo, vi faccio vedere un po' tutte le cose. Per il momento esploriamo. Yes. Tanto è inutile che vi sto a spiegare tutto adesso. Great. Yes. Vediamo un po' prima com'è Great. la mappa, dove possiamo. Okay. Allora, qui c'è già pieno di Are roba. you sure? Ok, calmi, 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 calmi. Yeah. Qui c'è un Are you sure? cunicolo stretto che potrebbe essere Okay, let's utilizzato go. per bloccare Okay. i zombie. Gotcha. Quindi qui già si potrebbe chiudere. Great. Quindi io lui lo metterei Sorry, uno sir. qua. I was cleaning my weapon. Gotcha. Non vi fidate troppo delle Great. sentinelle perché non è che sono tanto sentinelle, diciamo, gli passano alle Okay. spalle come niente. È già You capitato. call that a plan? Yeah. Questo cos'è? Roger that. Gotcha. Allora, Yes. noi dobbiamo espanderci cercando sempre di What's up? Any difendere infected around? il Great. territorio adiacente, Yeah. quindi dobbiamo sempre cercare, faremo una prima linea Okay. piccola qua, allora You are gonna pay uno for this, qui e right? Gotcha. uno qua, due stanno lì e però mancano qua, What? quindi mi sa che abbiamo già Yeah. troppi buchetti qua. Allora, mettiamo in pausa. Queste sono le case abitative, ce la fanno praticamente una miriade, purtroppo, e occupano anche tanto spazio. Poi possiamo espandere il nostro territorio grazie alle torri Tesla. E vogliono come tassa, diciamo, un lavoratore 100 di legno, 10 di legno e 200 gold ciascuna, quindi sembra poco, ma siccome ce ne vogliono tante, non è mai poco, questo gioco non è mai poco niente. Ora facciamo così, poi chiuderemo qui, chiuderemo qua, a questo punto, chiuderemo qui, porca, quante ce la fanno di zone qua, un milione. Bisogna essere anche un po' fortunati a capitare nelle mappe giuste. Allora, cosa ci manca? Lavoratori ancora? Allora, aspettiamo che questo si sviluppi e cerchiamo di fare le case un po'. Io cerco sempre di farle accostate a questa roccia Attenzione, qui, che non la, building tanto non la completed. utilizziamo, serve solo da muro difensivo, diciamo naturale. E quindi io vorrei metterle un po' qui perché, diciamo, la Attenzione, building completed. foresta è meglio lasciarla libera perché può servire. Però allo stesso tempo non le voglio farvi troppo. Le voglio far troppo sfarpagliare, perché poi comunque This questo better be territorio va good. Let me controllato put an arrow in his tutto. Tanto back. possiamo piano piano. Gli Attenzione, archeri sono building buoni completed. perché praticamente sono lenti, fanno poco danno, cioè sono lenti a tirare la freccia, fanno poco danno però sono silenziosi, non attirano gli zombie, mentre questi sono un pochino più forti, sparano anche un pochino più velocemente, però attirano gli zombie, quindi c'è la fa molta attenzione. Anche gli effetti suoni, cioè quali effetti suoni in generale, non ho capito. Non so leggere in italiano. Allora, possiamo fare già un centro di addestramento? Io lo farei subito, così ci vediamo il pensiero. Si spende praticamente tutto, però. Anche se magari era meglio fare la sigaretta prima. Ovvio che sì. Perché mo' il legno come lo faccio? La segheria vuole 4 lavoratori.
Allora, dobbiamo fare anche il food, perché ne abbiamo solamente food 3. Per fare le capanne dei lavoratori dobbiamo prima di tutto avere il cibo. Quindi troviamo, facciamo un pescatore, un peschereccio. Vediamo un po' dov'è che... 14... 14... Questo gioco va fatto con una pressione mentale enorme, ma con calma, perché se facciamo le cose di fretta ci sbagliamo, succede un casino. Sì? Allora, facciamo ambiente, effetti, facciamo così. Ah, si dovrebbe sentire abbastanza di meno, no? Allora, quindi abbiamo fatto questo, dovrebbe... Ora ripartiamo con il gioco, perché sennò questo non si completa. Dobbiamo aspettare. Mamma mia, ho visto una roba arrivare. Quel che ci hanno messo a fare il corvo. Non serve a niente. Niente, per il momento dobbiamo stare in attesa, che è la cosa peggiore, stare in attesa su questo gioco qua. Adesso va meglio, Alessandro? Allora, oh, grazie, grazie caro. Allora, vedete, questo qui sarebbe già in realtà sbagliato, perché qui vicino, siccome qui c'è la pietra, ci andrebbe giustamente questo qua, il query. Per esempio, perché se qui mi dà di più, io lo devo mettere qua. Quindi questo magari lo leviamo, poi vediamo se dà poco. Tanto qui se ne può mettere uno solo, perché ogni struttura, vedete, per esempio questa struttura occupa tutto questo spazio qua, quindi se io volessi mettere un altro pescatore qui accanto a lui non ce lo posso mettere, lo devo mettere almeno credo qui, quindi anche perché c'è questo andrebbe messo qua se lo dà, o forse anche più lontano, tanto questo continua a farne fuori uno ogni tanto, va bene. È importante anche lasciare lo spazio per passare, perché sennò poi devono fare tutto il giro, diventa un casino. Allora, adesso ci sono comunque due soli, no, ancora sono pochi. Dobbiamo fare la segheria. Allora, pausa, ricordatevi sempre la pausa, che è importante. 11 12 10 11 10 11 10 12 però vabbè è un pochino giù, io... Beh, facciamolo qua, vai, e io poi devo anche calcolare questi dove li metto, poi di questi magari anche se ne facciamo due. Attenzione. Sì, bisogna stare attenti anche all'energia, praticamente, che è questa qua, abbiamo 9 di energia, e l'energia si fa con il mulino, quindi bisogna tenere d'occhio i lavoratori e il legno. Io ora la segheria l'ho dovuta fare per forza, perché sennò non andavo avanti. Intanto c'è un altro zombetto. Forse un altro po' di risorse al giro, no? Sono solo zombie al giro. C'è un po' di risorse al giro che mi sembravo viste non le avevo raccolte, mi sa. No, non mi sa che le ho raccolte.
What's up? Any infected around? Attention. Building complete. Vai, se lì è pronta, vedete, ci dà 12, che è la stessa quantità di quello che ci dava qua. Adesso con 2. Sempre cosa? Facciamo le nostre scelte. Facciamo il nostro gioco. Allora, ci servono altre case. Ancora case. Qui mi sa che non le può mettere perché ci serve l'energia, però ci serve 10 di legno. Vediamo un po' se ci sono altri posti. Le case sono la cosa che rompono più le balle di tutte, perché in alcuni posti è meglio non metterle, per esempio qua intorno alla foresta, perché serve per la produzione di legno e anche di cibo con le fattorie, perché accanto alle foreste danno di più. Accanto anche qui, accanto qui, anche lì è meglio non farle, o almeno aspettare di aver utilizzato, diciamo, la zona con i pescatori. Quindi bisogna sempre trovare il posto giusto. E siccome ce ne sono veramente tante di queste, ecco, adesso abbiamo un bonus di livello 1 perché abbiamo raggiunto 30 abitanti. Qui ci dà una balista in più, oppure due torri di legno. Molto meglio la balista, ovviamente. Le torri di legno sono quelle normali, che sono vuote, invece la balista è molto utile. Quindi abbiamo un po' di legno, però con il legno siamo sempre lentini, non possiamo stare aspettare tutto il tempo il legno. Ce la fa anche il anche lui, 30 di legno, però io un'altra sigheria la devo fare. Però poi abbiamo uno di energia, quindi prima ancora dobbiamo fare l'energia. Purtroppo, ragazzi, sono tutte combinate così le cose, e vuole 20, quindi dobbiamo aspettare 20 di legno, fare l'energia, fare un mulino per l'energia e poi fare un'altra sigheria, perché se facciamo una sigheria ora restiamo senza un briciolo di energia. Non mi piace la balista, certo, molto meglio. La seconda live, la file è 21 21 e 30, e vediamo. Alessandro, non te lo garantisco, perché vediamo, devo fare alcune cose. Se mi libero, volentieri. Cosa volevi fare? Io dopo la live devo fare alcune cose, se riesco in tempo, se mi libero per le 21:30, volentieri, perché no. Ecco, intanto abbiamo 20 di legno, possiamo fare uno di elettricità, c'è il mulino. Sempre indeciso qua, perché tanto qua altre cose non ci vanno, nelle altre abitazioni qua non c'entrano, mi sa. Proviamo un attimo, non si può fare. Vabbè, allora, sai che c'è? Ti è? A chi tocca non si ingrumi. Qui, ragazzi, bisogna chiudere velocemente perché poi arrivano gli cioè, in realtà ogni 3x2, non so se ogni 15 giorni arrivano gli assalti, però anche se non arrivano gli assalti, comunque capitano dei raid da parte degli zombie, anche random. Infatti prima ho perso una partita, è arrivato l'assalto che era minimo, l'ho superato benissimo, poi è arrivato un raid random così, non programmato, degli zombie, e mi ha tirato giù. Non si sa perché, non si sa per come è successo.
ci vuole anche fortuna un po' in questo gioco. Allora, io devo fare la segheria, abbiamo detto. Lavoratori. Adesso mancano i lavoratori. Al lavoratore gli manca il cibo. Quindi facciamo un altro di questo. Vedete, io qua per esempio dovessi fare qui accanto, non lo posso fare, mi butta lontano, anzi più lontano di quel che pensavo. Eh sì, perché praticamente lui arriva qui e invece lui, vedete, praticamente arriva a filo con quello lì accanto. 13, 14, di qua no, vado troppo fuori. 14. Ok. Allora, fatto questo, io devo chiudere, ragazzi, perché sto rischiando veramente già troppo. Devo chiudere e cominciamo da qui, perché se mi sfondano qui, invadono subito questo, si moltiplicano e succede subito il casino. Abbiamo 25 di legno. Vediamo un po' come metterlo, perché diagonalmente è sempre un po' noioso. Mettiamolo così. E cerchiamo sempre, io cerco sempre di farne due di mura, dato che si possono fare. Non di più, perché tre file non te le fa fare. Ok, adesso hanno i 30 minuti di Bearbilion, si è perso, ma va bene, normale. Lei si mette qua, grazie. Abbiamo anche la balista, che è questa, però la voglio mettere per ultimo, prima voglio chiudere tutto, se ce la facciamo, perché mica è detto. Abbiamo due soli, io li farei, perché non vorrei crepare subito. Ah, giusto, questo vuole un lavoratore. Case, di nuovo case. Bisognerebbe essere iperveloce all'inizio, ma il problema è che se sbagli a fare una cosa, poi una qui ti rallenti molto di più, una qua. Sempre la segheria devo fare, oltretutto. Ma Alessandro, cosa volevi fare stasera? Se hai un'idea? Allora, 20. Ok, ne abbiamo 4. Io qua mi vorrei... Potrei chiudere qua, però poi c'è questo qui che rompe le balle, non posso costruirci niente, quindi verrebbe solo il muro. E no, non mi piace questa cosa. Io posso farlo qui e andare avanti un pelino qui, perché poi qua... Perché se io chiudo qui, poi riesco scoperto da quest'altra parte, non va bene. Quindi mi conviene di più chiudere qua. 10 di legno, mamma mia, il legno com'è lento. 4 lavoratori, sai, io picchia sempre lì, 4 lavoratori. Qui c'è la foresta, vabbè, quella foresta è minima, non darebbe nulla se ci metto la segheria. Qui poi non passano più, però se io chiudo così, qui passano. Mi sa, vediamo un po'. Sì, va bene, l'importante è che passano, poi il resto chi se ne frega. Vedete che le abitazioni ce ne vuole veramente veramente tante, ce ne vorrebbe il triplo già subito, tanto per levarsi il pensiero. Però
Allora, io direi di fare una cosa, direi di... la segheria, giusto, giusto. Allora, vediamo un po', pausa. No, già in pausa? Sì. Allora, 10, 11, 11. Vedete, qua non me la fa fare perché c'è questa, c'è l'espansione di... C'è questa qua, quindi io devo andare almeno qua. 11, ed è brutto, perché sarebbe tanto carino che la potessi fare qua. Risolverebbe tante tante problematiche. Poi non so, essendo un accesso anticipato, cosa potrebbero cambiare alla fine, perché comunque così, cioè loro l'hanno fatto più che altro, gli sviluppatori l'hanno fatto più che altro per costringerti a un'espansione, perché sennò uno si chiude qua, mette ogni centimetro ci mette una balista, una torre, la fai iperdifensiva e magari non ti sfondano. Così sei costretto all'espansione forzata e aumenta la difficoltà del gioco, però mi sembra un po' troppo forzata in effetti, perché considerate che siamo già al quinto giorno e non abbiamo ancora chiuso niente, cioè siamo proprio alla mercé qui di tutto. Lì ci sono già gli zombie vicini che già ti puntano e ti guardano male. Ok, andiamo qua. Ma avvicino perché loro già si sono fatti, sono già un po' troppo vicini ai miei gusti. Qui faremo una doppia struttura subito, doppia mura subito. 12 di legno. Poi qui abbiamo 50, il cancello costa 10 di legno, 50 di oro. Allora fortunatamente ce l'abbiamo un bel po', perché al momento all'inizio non ne consumiamo di oro e praticamente al centro di comando produce 231 di oro. Poi credo che potremmo anche aumentarlo. Al settimo giorno arriva l'orda di 7 Day direttamente. Da 7 Day arrivano. Sì, praticamente più o meno è tutto un altro gioco, ma l'idea di fondo è quella. Che, aia, attenzione, attenzione. Chi è che rompe le balle? Chi è che rompe le balle? Allora, il discorso in realtà che non è semplicemente un discorso di orda e di espansione, perché io prima ho fatto una partita e non mi ha... è arrivata l'orda. E l'ho fatta fuori ma proprio tranquillamente, perché comunque era modalità semplice. Mi ha fatto fuori una non orda, cioè erano lì, è arrivato uno grosso dal nulla e gli altri si sono accodati e hanno sfondato così, d'emblée. L'orda praticamente è arrivata da un giorno o due, quindi non poteva essere l'orda. E niente. Chi c'è qua? Vabbè, tanto c'è lui che fa la guardia. Ora io ne ho messi due, no? Sto facendo 23, vorrei andare su un pochino più velocemente. Siamo ancora senza abitanti, manca di nuovo il cibo. Il cibo sarà una costante continua in questo gioco. Guarda qui, 18. Che merda, non me lo fa fare. Perché c'è questo fin dove arriva? È preciso, guarda. Arriva preciso alle mura, se magari ne faceva uno meno. Ma se io faccio, se lo distruggo e l'abbasso di uno, ci posso abbassare di uno. Magari, eh no, perché poi niente, nemmeno. Lo dovrei abbassare di parecchio, perché se io anche lo metto qua, questo gli arriva qui. E dovrei metterlo qua, tocca niente, niente, ma che palle ragazzi. Vedete, magari qua uno bellino ci stava, no? Era il suo, cioè praticamente con due pescatori ha quasi completato qui tutto questo laghettino qua. Magari un altro poi ce ne andrà qui se conquisterò, però sono pochi i tre pescatori in un posto del genere. Almeno 4-5 sarebbe buono ce ne andassero, no?
Ci muori male, stile Mighty, ma io muoio sempre male, purtroppo. Va bene, intanto facciamo, nonostante l'impegno, poi vabbè, se le faccio anche storte le robe. Uno, perché viene storta? Perché viene storta? Ma direi storta. Ok. E facciamo anche le torri di legno, che per il momento ci vanno, credo, mi sembra, 4 soldati. Ne facciamo, ma guarda, ne farei una qui all'angolino, che forse è il punto dove rompono più le balle. E qui, tanto poi questi qui andranno via, perché poi sì, le faremo più. Metti cottage di cacciatori per il cibo. Sì, infatti voglio, cioè bisogna mettere quelli, che anche quelli danno cibo, però quello che dico io è che un posto del genere sfruttato solamente con due è veramente poco. Cioè, vedete, questi sono i cottage che dice Alessandro. Le possiamo mettere, allora, qui comunque vedete che c'è terra bruciata, non danno niente, perché qui la terra praticamente è arida. Qui vedete c'è un po' di erbetta, un po' più coltivabile, infatti qua il food è da molto più alto, però anche vicino alla foresta. Dato che qui, tanto, nelle segherie non ne possiamo mettere, cioè le segherie, se poi aggiungerò delle segherie, andranno da questo lato, perché qui già non me ne fa più mettere. Quindi approfittiamo, ci mettiamo dei cottage. Vediamo dov'è qui da 16, 15, vuol dire di metterlo 14, 13, che dobbiamo anche calcolare un po' le distanze, perché se lo metto uno qua, 14, 14, mettiamo uno qua, poi uno lo metterò qui e un altro lo metterò qui, finché non conquistiamo più territorio, perché in realtà bisogna calcolare anche quanto ti dà, però bisogna calcolare anche fino a dove poi lo spazio che occupa, bisogna già calcolare un po' tutto questo gioco qua. Allora, 0 lavoratori, allora food manca, è tutto un combaciarsi di cose che mancano. Allora, intanto quando è pronto te vai sopra, direi ne mettiamo uno di più questo lato e uno di più questo lato. Tutti mi sembravano zombie, mi sono cagato addosso. Che poi è un po' bastardo questo gioco, perché delle volte delle infiltrazioni, magari di un singolo zombie passato per non si sa dove, non te ne accorgi e ti butta giù tutto. Perché non è proprio tutto facilmente controllabile, ne basta uno che magari non lo vedi perché è qua sotto, magari. Purtroppo la mappa non si può roteare in questo gioco qui, spero che lo modificherà, perché sarebbe una cosa molto utile la rotazione della mappa. Magari sta qui, non lo vedi e piano piano ti sfonda questa cosa qui, magari te non ci hai messo nessuno passo, oppure l'hai messo in un punto che magari non lo vede perché non si sa perché bene passa, comincia a sfondare qui, tutte queste cose qui si moltiplica e ti apre le terg. Capiterà più di una volta. Qui potremmo, io vorrei chiudere qua, però questo poi mi dà noia se devo fare delle strutture, perché vanno anche, quindi dobbiamo fare così, dobbiamo calcolare anche le strutture che ci metteremo, quelle difensive. Facciamo così, legno 21, lavoratori 0, mamma mia,
Lavoratori, andiamo. Qui, qua sarebbe un punto buono, però io prima vorrei vedere. Qui non lo posso mettere perché ci vanno le strutture. Qui potrei metterla qua, dato che comunque i pescatori qua non ci vanno, almeno che lui non usufruisca anche di questo lato qua. No, sembrerebbe di no, non gliene frega niente dell'acqua. Quindi ci possiamo mettere le strutture. Possiamo mettere una qua, tanto qui è terreno anche arido. Una qua, così passano. Possiamo metterne una qui volendo. E che oppure che mi dia noia, magari dopo che abbiamo messo le strutture difensive, sì. Guardiamo se c'è la possibilità. E il bosco è piccolino, anche se ci metto la segheria non credo che darebbe niente di che, quindi forse si potrebbe, anche se il terreno qua è fertile, perché non mi fa mettere niente, molto probabilmente perché manca. Ok, intanto vediamo, ne abbiamo messi tre. Vedete che comunque è abbastanza, non è poi così rapido, eh. Ok, Alessandro crede in me, ma io non credo in me. Problema. Cioè, Alessandro crede in Mighty, ma io non credo in me. Ok, questo sta attaccando, però c'è lui sulla torre, perfetto. Qui vorrei vedere una cosa un attimino. E cavolo, volevo vedere fin dove si arrivava. Qui possiamo fare una chiusura, un altro muro esterno, o lo devo fare interno? Ce la fa? Ecco, per un angolino non ce la fa, come al solito, no? Perché io chiudo qui così, poi manca questo angolino per finire di chiudere. E mi sa che non ce la fa. Quindi lo dovrei fare qui interno, però se lo faccio interno dopo non posso più metterci. No, manco qua mi chiude. Male. Male, vabbè, per il momento facciamo così, poi si modificherà perché. Poi, se te c'hai un buchino tipo questo, tutti gli zombie andranno a finire qua, assicuro. Quindi dovete cercare che sia tutto perfetto, non dovete lasciare niente al caso, perché già qui, praticamente qui c'è un muro solo. Perché non ha il doppio, e state sicuri che i zombie vanno tutti a dare capocciate lì, ma sicuro. Ricorda un po' Mordor, un po'. Al posto degli orchi ci sono gli zombie, no, va bene. Guarda qui quanti ce n'è, mamma mia. Aspettate un secondo. Allora, qua ce n'è veramente, veramente tanti. Io vorrei chiudere, anche perché non posso restare così. Qua si potrebbe fare una torretta 50. Ecco, dobbiamo stare attenti anche al massimale. Io qui ho raggiunto già il massimale di legno, quindi dobbiamo cercare di sfruttarlo.
qui possiamo chiudere, vediamo un po' come. Dov'è? Ah, fino qua solamente? Minchia. Se lo metto qui però non posso più nessuno, l'ho messo qua. Pensavo di essere più avanti io. Laboratorio ne abbiamo 5. Poi adesso questi sono gli zombie, diciamo, lenti. Poi in realtà ci saranno altre tipologie di zombie più difficoltosi da uccidere. Anche più veloci. Ok, date che abbiamo un po' di legna. Di legna o di legno? Più bello di tutti. È il più bello di tutti. Alessandro, un quesito molto. Legna o legno? Legna. Legna o no, legno. Il legno. La Il legna. legno, infatti il legno, mica il legna. Il legna. Sembra. Il legna che ti. Oh, Erlegna! Aspetta, Legno. alza un po' che ti sento basso. Sia benedetta la pausa. La pausa. La pausa. La pausa. La Come ti pausina. trovi col gioco? Allora, diciamo che la dinamica del gioco in sé è abbastanza semplice. Cioè, come struttura del gioco non c'è niente di difficoltoso. In un RTS classico. Sì, infatti. Il discorso, a parte che vabbè, io quando ero proprio ragazzino ragazzino e non giocati di RTS, ma veramente da. L'anno C'era. scorso. Sì, l'anno scorso. Niente Ah, non scorso, quando avevo 15 anni. hai 13 anni te. No, io ne ho 16. Vabbè Vero. che ne rimosso 13. 12. Però ne ho 16. A Ah, ecco, no. Ti scambiano spesso per un tredicenne. 13 anni, comunque una decina meno me ne danno, è capitato. Meglio. Si vede ci stava provando. Naturalmente non me ne sono reso conto. Io dopo quando torno a casa, se trovo qualcuna che ci prova, se è sempre stato così. Io lì per lì, cioè, non ci penso nemmeno. Poi quando torno a casa è passato magari quelle 10 ore. Ma Certo. forse. E poi dico, C'era no, qualcosa. lascia fare. Purtroppo non sono molto. Fortunato. No, fortunato no, diciamo che non. Allora. Te invece, che hai visto Charlie anche te, mica me lo. Ci avevo fatto caso. Come ti sei trovato? No, bene, dai, devo un po' capirlo meglio sotto certi aspetti. Sì. Mi hanno raso in 30 minuti. Bravo. Barba o capelli? Più o meno quello che mi ha fatto. No, io ho fatto quello, l'ho preso ieri sera perché, vabbè, cioè, da quando è uscito che mi piaceva, poi, sai che c'è, me lo piglio. Questo. Boni, boni, stanno attaccando. Ah, ok, sempre là. E. Sono amici, sono amici. Sono amici, sono amici. Fidati. E che sto dicendo? Sì, se garbava. Ah, sì. È carino, diciamo che. Vabbè, poi a me basta ci sono gli zombie, va tutto bene. Potrebbero fare anche una roba no sense con zombie, va bene. No. Fanno tante cose, quindi. No. Sembra attirare parecchio comunque. Mm. Sì, no, ma poi ho detto, questi tipi di giochi qui quando c'era il boom un po' di anni fa. Che ancora non c'era Steam, non c'era queste cose qua, non giocati tanti. Infatti non li ho più giocati perché me avevano un po', sai, dopo tanti anni che li giochi, poi dopo. Ci perdi tanto tempo e dopo ti annoiano. Sì. Ah.
Anche cos'era StarCraft, mi ricordo. Sì, StarCraft. Poi c'era anche prima Warcraft, mi sembra, quella prima. Caso, sì, Warcraft, quello che dopo si sono ispirati a World of Warcraft. Sì, che c'erano, mi ricordo, c'erano gli orchi. Sì, Warcraft 3. Che si parla già di un bel po' anni fa. Beh, come quello che ho mostrato io sul canale, La Terra di Mezzo 2. Sì. No, di che anno è quello lì? 2006. No, anche prima. Sì, sì, anche prima. Cioè, beh, se vai prima c'è Age of Empires, allora è sì. Capostipite primo. Dopo vai sul secondo e via dicendo. No, però diciamo che è bellino perché comunque è competitivo. Ah, sì, abbastanza. Poi c'è accesso anticipato, non è detto che aggiungano sempre cose? Non è che è finito, eh? No, devono qualcosa, devono aggiungere, perché hanno detto tanti che sono poche truppe hai. Sì. Poca varietà di truppe, non ne hai tantissime, quindi là dovrebbero aggiungere qualcosa. No, secondo me ci lavorano un bel po' sopra. Anche perché le possibilità sono due. O quando, perché comunque penso che abbia venduto anche abbastanza questo gioco qua. Perché comunque... Eh sì, ha venduto mi pare parecchio comunque. Eh sì, perché lo vedo giocato da tanti. Quindi le possibilità sono due, o gli sviluppatori si chiappano soldi e spariscano, che è successo. Beh, quelle sono normali. E succederà sempre. Oppure si impegnano, e gratificati dal successo si impegnano, che dovrebbe essere la cosa più normale, e lo migliorano, anzi, magari ci lavorano anche di più di prima. Oppure fanno come Dead by Daylight, che rilasciano DLC a pagamento. No, ma Dead by Daylight non c'è mica DLC a pagamento. Solo DLC a pagamento e basta. No, ma ascolta, li ho contati, no? Allora, parliamo un attimo, perché 12 DLC a pagamento, un gioco in accesso anticipato, Dead by Daylight. Cioè, ragazzi, non ci pensiamo... Ora, qui secondo me siamo ai limiti della legalità, perché puoi fare quello che ti pare, perché non è controllato. Un AAA che dice che sia fatto bene o male, un AAA. Ma non è quello il discorso è che se io compro un accesso anticipato vuol dire che io anticipo dei soldi per un lavoro che te devi finire, quindi io ti ho già pagato per un lavoro che ancora devi finire. È come se te viene il ristrutturatore della casa e ti dice: guarda, per fare il muro o l'imbianchino, per imbiancarti il muro ti faccio un preventivo, te paghi il preventivo, ma poi ti dice: mia, ogni pennellata mi devi dare altri soldi, luta il nuovo follower. Loro fanno così. Ok, Acabizzatore, ti ringrazio, mi dice: non conviene mettere queste torre qua, ti conviene subito svilupparti. Sì, infatti avrebbe anche ragione, grazie per il consiglio. E quindi aspettate un po', vediamo un po' qual è quello che ricercava le cose. Questo costa non workers. Qual è? È questo delle work delle 10 workers, è il warehouse praticamente. No, uno è stoccaggio e uno è lo sbarabouse. No, questo è storage capacity. No, l'altro no e l'altro è... aspetta un po' che l'ho perso. Dove no, quell'altro è workshop food. Quello sì. È questo? Del legno? Sì. Di legno. Allora, manca 10 lavoratori, andiamone a fare perché... È bello, il difetto di sto gioco è che hai 10 milioni di coloni e, sì, e 10, no. 15 lavoratori. Allora, no, il problema secondo me principale del gioco sono le case, troppe. Troppe, e un altro grosso problema...
perché siamo un 66, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ce n'ho. E il problema è che comunque anche gli spazi non puoi fare le cose attaccate. No. Perché anche la segheria la devo fare, cioè c'è veramente troppa distanza, ad esempio, da una segheria all'altra, da una struttura, troppa distanza. Io capisco che ti devi, questo gioco è basato sulla tua espansione per aumentare la difficoltà, ma mi sembra un po' troppo esagerato, secondo me. Allora, dobbiamo fare elettricità, no, food meno uno siamo. Allora, Devi fare quello della ricerca. Sì, perché fondamentalmente, cioè, ci vuole. Allora, qui possiamo mettere food, io lo metto qua, poi un altro qui me lo farà mettere? No, perché c'è questo che rompe. Me lo manderebbe qua. Perché anche calcolare tutte le distanze giuste non è facile. Mettiamolo qui, va. 16 food, energia ancora 23. Quindi adesso aspettiamo il food. È Lord che arriva. Poi ci vogliono 8 lavoratori. Stone 40. Ok, stone ne abbiamo 20, però ne stiamo facendo solamente 4. Trovato ferro. Ferro l'ho trovato, ma non ci sono ancora arrivato. Cosa te lo impedisce? Di zompi. Ma sono amici. Sono amici. Siamo all'undicesimo giorno. Io non ti dico niente. Allora è passato l'ora. Se perdiamo, è colpa di Alessandro. Vai, se ne. E lui che... Te quando è che l'hai comprato? No, ma l'ho comprato poco... Ora poco, no, te ormai hai imparato, sei più esperto, quindi se perdiamo è colpa tua. No, hai giocato più di me, te, perché hai giocato di notte anche te. Io... Te non giochi mai di notte. Io gioco sempre, cioè sempre no, spesso, sono andato a letto, non ti dico che hai già 10 ore di gioco e ce l'hai da meno di un gioco. Ci ho fatto la notte e sono andato a letto alle 6. Non streamo la notte perché penso che... Manca solo quello che devi... ti ha scritto... Acabizzatore, che poi quando fai il coso delle ricerche puoi sbloccare la fattoria, vero, che può dare 64 di cibo, vero? Vedi? Torie. Vedi? Che poi io non è che queste cose non le so, ma non c'è, non ci penso. Quando in live lui pensa. Non ci penso mia, infatti bravo che me l'hai ricordato. Vi faccio pensare a voi spettatori. Spettatori? Dell'equalizzatore? Allora, tanto adesso devo fare 8 lavoratori. Comunque, lavora mucche. Il problema di questo gioco principale è lo spazio. Io qui tanto non gli dà noia per le strutture. Qui è tutta terra incolta. Poi hai capito? Ho fatto ora il coso della fattoria, no? Ho messo 3 abitazioni, risono a 3 di cibo. Devo fare un altro. Attenzione, attacco. Niente. Guarda l'energia, Mike. Energia 20. Allora, sì. Quanti worker hai? 2, però ho messo 3 case adesso. 2, 4, 6, te ne vogliono un'altra. 2, 4, 6, no, più 2, ce n'ho 8. È un'altra casa, allora. Però poi vado a 0, Non mi conviene stare con 0. E allora non puoi fare il... Quindi... No, ce l'ho un'altra fattoria. E però poi ce la fa altre case, perché la fattoria vuole... No, vuole solo l'energia. Se volesse anche un lavoratore. E cosa vuoi di più dalla vita? Un locale. Qui rompirà le balle sicuramente, vabbè. Attention. Building completed. Chi è che spara? Sento sparare? Il soldato. Soldato, sì, bravo, come fa a saperlo?
È l'unico che spara dei quattro che hai. Guarda che stanno sfondando un cancello da una parte. No, dove? Quello giù. Non posso. Ci sono due zombie che pugnano. Bussano. Non sono i tuoi soldati. Bussano? Non sono i tuoi soldati. No, no, ma c'è il guardiano del fuoco. Ah, sono fuori i soldati? Sì, questi qua dici? Ah, a posto, sì, a posto. Visto. Meglio mi fai prendere delle... Ma è bello quel... Delle paure. Delle paure nascoste. Ti allora, vengono fuori. 10 ne vuole, pensavo 8 io. Io parlo per niente, mi sembra. Vabbè, sono sbagliato. 4 food. Allora, dobbiamo aspettare il food. Attention. Building completed. Quindi ce ne vuole un'altra, che ha ragione Alessandro. Voglio di. They are trying to break through. Oh, ma basta attaccarmi. Dammi 3 al secondo. Vedete, per esempio, questo sta attaccando questo lato qua, no? Magari uno pensa, sono tranquillo perché c'è l'arciere. L'arciere non se lo fila di striscio perché si vede a un millimetro più lontano di quello dove arriva lei. E magari ti sfonda, non lo vedi, ti entra, ti sfonda qui, si comincia a moltiplicare, succede il devasto. E dicono, that's a party. E poi dicono, grazie, ritorna la prossima volta. Hai fallito? Ma te sei Mighty Mars. Sono Mighty Mars, sono più furbo. Più forte. Ho intelligenza che loro non hanno. Bravo. I zombie non hanno intelligenza. Ricorda. Comunque, mamma mia, ci mettono. Loro sanno solo dire Mighty Mars, ti mangio. Ti mangio? Dai, mettiamone 2 allora. 10. Vai. Vado? Dai, mai. Vado? Io la farei qua che c'è il terreno arido. Cosa dici? Arido. Mamma mia. Occupa un miliardo di posto sto archibugio. Quindi adesso 0 lavoratori, quindi bisognerebbe fare altre case, ancora case. È il gioco del cane che si morde la coda. Sei bravo. E della catena di Sant'Antonio, riuscite. Adesso ti mando un messaggio. Se non lo invia 10 persone, 10 bravo. Milioni di zombie ti verranno a trovare. È uguale. Sa che devi spostare tutti i confini. Fare altri cancelli. Non me lo di. Ma c'è tre cosi. Tre guardiani. Tre manco soldati. Smacchiatori. Tre smacchiatori. Ah, c'è una rete balista a gratis, me l'ho scordato. Dove la mettiamo? Posto, mettila dappertutto. Ne ho una, la metto in 10 posti diversi. La mettiamo qui. Anzi, sarebbe meglio qua. Però c'è sta casa che rompe le palle, lo sapevo io, no? Era prevedibile. Io la levo. La posso distruggere? Peccato. La distruggo. Ti togli i lavoratori? Lo so, però mi ci vuole il posto. È una cosa brutta? Non so cosa ti blocca, perché... No, ce ne ho 4 di lavoratori liberi. E allora... Sì, via, deciso. Via. Istruzione. E sbaglia e distrugge il cancello e passano tutti in quel momento. No, ma sai l'altra volta che ho fatto? Volevo distruggere una torretta, no? Non so come... No, una torretta, queste qui che danno l'elettricità, no? Non so come mai me le ha selezionate tutte. Perché se vedo ho cliccato 2 volte, invece che una. Perché se clicchi 2 volte te le seleziona tutte. Ho fatto distruggi, non mi era arrivato un messaggio, però io non c'ho voglia di leggere. Sì, vai. Fotte sera quello che fa. Tutte distrutte, vai, posto. Hai vinto? Ho vinto. Proprio il gioco mi ha fatto l'applauso. E si è disinstallato dal tuo computer. Andato via.
Non mi ha ridato neanche soldi. Ecco. Anzi, te ne hanno scalati ancora di più dalla. Dalla okay. tua. Adesso zero lavoratori. Però adesso credo che possiamo. Attention. Building completed. Qui un altro, no, dopo gli dà noia. Qui ci sarebbe la pietra, ma è talmente poca che. Oi oi, fermati un attimo. Tanta pazienza. Oi 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 oi. E poi non passano più. Vabbè, chi se ne frega, non passa più. Cibo. Allora manca il cibo. E ti lamenti. Che palle. Lamentoso. Ma che palle. Una volta non eri così lamentoso. È perché è la vecchiaia che fa. Ho appena compiuto 17 anni. Porta brutte malattie. Andiamo questo food. Fermo un secondo. E abbiamo food 10. Sempre in pausa, per forza gli zombie non riescono ad avanzare. Ma per fortuna che c'è la pausa. Gli è venuto in mente agli sviluppatori di mettere la pausa. Se non gli fosse venuto in mente. Chiamo questa cosa, questo tasto. Ma sì, dai. C'è Mighty che gioca. Tutto il resto rendiamo non possibile, ma la pausa. La mettiamo. Che poi un'altra cosa di questo gioco qua, che forse non è considerato, che non possiamo fare più di un salvataggio. Devi cambiare nome. Sì, ma lo posso fare? Sì. Dopo non so come che continui. Comunque puoi cambiare nome e ti serve un altro salvataggio. No, meno male. Pensavo fosse un po' come salvataggio sì. unico. Per sempre, ti fino alla distruzione totale del villaggio. Allora questo possiamo fare. Intanto qui facciamo un muro doppio. E sempre l'angolino mi manca. Ragazzi, ma tutte le volte devo fare un muro, c'è sempre l'angolino che mi manca. Non so se ti capita anche a te. Ecco, ora cancello. Sì, ogni tanto sì, ma fammi sempre. Che poi te lo lascia a muro singolo. Quindi mo io dopo, se voglio completare il muro, o lo faccio interno. Va bene tutto. Ci vuole anche una certa estetica. Vuole un certo riguardo. Allora, ci abbiamo 100 coloni, 4 lavoratori, 9 food production, 2 di energy solo, wow. Metti Red Bull. Metto Red Bull. Nelle natiche ne lo metto Red Bull. Così corrono più facile. Cominciamo a essere stretti purtroppo. Quindi vicino adesso con questo noi possiamo sviluppare delle ricerche. Possiamo fare la balista, che era quello che ci diceva il nostro amico prima in chat. Possiamo fare il cecchino, che è un altro buono. E poi possiamo fare il cottage, che praticamente le case le possiamo upgradare. Senti che parolone tecnico. Senti, però dopo ti costano di più. Sì, vabbè, però comunque risparmio spazio, che è la cosa importante. Possiamo fare la farm, che ti dà più cibo. Il market, che praticamente vende le risorse in eccesso. Sì, bravo. Poi possiamo fare lo stone workshop, che credo che sia un altro affare di ricerca, no? Un'altra struttura per la ricerca. Del stone workshop, quello della di pietra, che ti fa fare ricerche. Quello che hai adesso di legno diventa sì. di pietra, ti fa fare ricerche più elevate. Sì. Allora, prima di tutto studiamo. Dire che studiamo prima il cottage, la balista.
me è il cotto. Vai, e cotto ci sia. Abbiamo finito l'oro, perfetto. Yeah, non c'è oro che tenga. No, no, abbiamo sempre 1350 di ovo. Ovo. Di ovo. Quindi adesso cosa manca? Lavoratori, energia. Energia quanta ne hai? 3? 2. Ah, 2, ancora me. 2 però sta facendo il mulino. Occhio a non fregarti come sulla mia prima partita ho fatto tutto, non avevo più energia. Mi sono già fregato più di una volta. Distruggo qualcosina. Building completed. Per recuperare energia mi è già capitato. Furbamente. Il buon Mighty. Adesso abbiamo 0 di energia. Perfetto. Ma come 0? Ho fatto ora il mulino. Ah no, 30. È il food che manca. te le fregano l'energia. Qualcuno che ruba. Sì. Sono i zincari. Hai già i campi rom dentro. Sono i zincari. Maledetti. Adesso devo fare un food. Dopo febbraio che giochi ti prende? Adesso febbraio, domani. Io per 10 anni sono a posto. A settembre ora mi sono preso 8 giochi, minchia. Successo mai, basta. L'indomani, e allora? Ho preso Assassin's Creed, che mi manca. Ah, vedi. No, io se... ci arriva e non se lo caga di striscio, vai, non vedi lì perché sulla torre c'è quello a 2 metri, non lo vedi e così ti sfondano, capito? Con uno solo, se non te ne accorgi. Faccio un po' di pubblicità. Facci, venite facci. Allora, quindi il cottage abbiamo fatto, balista. 700 di oro mi ho preso. Che ladri. Dacci su. Allora, food, ancora il food. Food, dov'è il food questo? No, questa che è la segheria, questo. Food. Pausa. Food. Non c'è più posto. Non c'è più tempo. Allora ragazzi, vi ricordo. Niente, basta. Vi ricordo. Era quello, vi ricordo. Un ricordo. Se state guardando da YouTube la live, quando la posterò. Bravo, vedi che lo sai. Quando la posterò, bravo. Commentate, condividete, lasciate un like. No, il discorso è: se siete su YouTube, state vedendo questa live, una live di Twitch. Quindi, se siete su YouTube, andate su Twitch. Se siete su Twitch, potete scrivere su YouTube. Capito? No. Capito? Manco io. Esploso il cervello di me. Viene tutto un casino. Ma potresti prendere. Esce a marzo, il 23 marzo, Detective Pikachu. No, ma come? Dai. No, io ascolta. No, vabbè, a parte Assassin's Creed, che penso di essere l'unico che non se l'ha ancora comprato. Sì, ho fatto 5 miliardi di persone a parte uno. Sì, sì, io. Cioè, solo te. Mi sa che ti. A me quello che mi attira fortemente è Vampyr. Che non ha una data di uscita. Dicembre, ipotetico dicembre 2018. Come 31 magari. Sì. No, il 31, bravo. C'è scritto 31 dicembre. Vedi, cioè, un po'. La data è proprio a merda, come per dire, sì, ma vaffanculo. Cioè, proprio... Non uscirò mai. No, se... non esce. Quando esce? 31 dicembre, sì, vai. 32 febbraio. Oh, io non c'ho un posto per il coso, è mezz'ora che giro. Per il cibo. Incredibile. Come si fa?
Non c'ho niente, un buco. A me hanno regalato un gioco, lo sai, dentro... che avevo preso un gioco vecchio. Su Steam mi sono trovato in libreria un altro gioco. Bello, che cosa? Sì, è un MMO, è un... quello... come si chiama? Life is Federal. No, vabbè, ma non è un gioco vecchio vecchio, mi sembra. Io avevo Life is Federal Your Own. Mi hanno dato quello Life is Federal MMO. Ma non è quello che te praticamente sei nel Medioevo, devi... cioè è un gioco cooperativo, devi fare tutto. Sì. Più o meno. Che è tosto quel gioco lì. Abbastanza, devi essere in tanti per se no non fai niente. Allora vabbè, io l'ho messa, sì, prendiamo 5 di cibo solamente. Attention, building completed. Appena vi ho fatto facciamo le farm a questo punto. Poi esce Kingdom Come Deliverance, che hanno detto che dovrebbe essere una cosa. Ma qual è quello? Forse l'ho visto. Capito? Quello del che sei sempre nel periodo GDR, anche quello. Sì, GDR open world con molta influenza sulle scelte che fai. Tipo se dai un calcio a una gallina, la gallina si ricorderà dopo 20 anni, questa gallina si ricorderà di te e di notte verrà a ucciderti. Bello. Perché hai dato quel calcio alla gallina quando eri un piccolo pulcino. Abbiamo capito quello che dici, non è brutto. No, non è brutto, dopo dipende come... Se uno ha tempo a voglia, non è brutto. Sì, è abbastanza... Direi, qui ci sta. Se questo lo levo... Due lavoratori, ne ho 4. 500 gold, la balista, minchia. Ci passi? No. Sì, ci passo. Siamo veramente troppo nello stretto. Veramente troppo. Che adesso facciamo un upgrade al cottage. 4 food. Minchia. 12. 2 di energia, 12 food e 90 gold. Gov. Oh, è diventato veterano? Qualcuno? Un ranger? Allora, quanti ma ne deve uccidere un portello? Ma no, tantissimo. È diventato biondo praticamente. Super Saiyan. Allora, mi mancherebbe una qua. Io, secondo il mio punto di vista, sono messo abbastanza male. E secondo il punto di vista dei zombie? No, vorrei sapere il tuo punto di vista. Io sono messo abbastanza male, perché sono veramente nello stretto, non ho più spazio e non ho soldati per espanderli. Come facciamo? Alla dura, molta. È troppo stretto. C'è uno zombie che attacca. Sì, ma l'ho già seccato. No, ormai le baliste ne ho 2 adesso. Aspettiamo un attimino. Devo fare un po' di soldati. Cioè, ma devi fare la... Ce l'hai già quella dei soldati? No, non l'hai fatta. E dove la metti? È grande come quella della ricerca. Cosa? La caserma. No, la caserma ce l'ho già. Ah, sì, è vero. La prima cosa che ho fatto, invece di fare le altre cose... Devi stare attento al cibo e come usi, perché vanno via i lavoratori adesso, mi sembra. Sì, no, c'ho uno, dicevo, adesso li aumento... Aumento praticamente così. Si possono upgradare? Aspetta che ha scritto, ti conviene espanderti prendendoti un pezzo grande da dove è arrivata la prima orda. Ma la prima orda non è ancora arrivata.
E adesso devo fare un po' di soldati. Secondo me la meglio è questo. Faccio un po' di soldati. A parte che il rimordo non è ancora arrivato, almeno che non mi sono rimbecillito. E con i 17 anni scopriamo. Alzheimer precoce. È precoce, sì, ma non dal punto di vista che vorrebbe lui. Allora, vediamo un po'. No, io non li posso upgradare, quindi li devo fare nuovi. La farm. Però la posso fare accanto anche a quelli che ci sono già volendo, perché è un'altra struttura regola, no? Il problema è che non ho posto nemmeno così. Food 38 me la mette qui, un po' nel mezzo. Per 38 non so quanto. 22. Ma è la metà del valore. Ma no. Massimo è 64. Non quaglia, non quaglia. Un posto di merda. Tanto più. Perché bisogna anche avere fortuna a trovare un posto. Al 38, mettiamolo qua. Io qui o sfondo qua dove ci sono gli alberi e sfrutto questo lato degli alberi. O sfondo di qua e mi vado a prendere questo pochino di ferro che c'è, ma mi darà 3 questo ferro qui o 2. Perché sono di là anche, no, se... non sfondare di là, perché sono già in. Di qua però ce n'è tanto di ferro, eh. Guarda qua. Però hai visto, sono anche loro, sono raggruppati. Devi stare un po' sì, attento. Qui ho visto. Basso sì, però in alto se ti guardi lì sono, sì. Guarda quanto ce n'è. Anzi, ce n'è là, parecchio. Quindi mi conviene, fa un po' di soldati adesso. Comunque a me piacciono questi giochi che bisogna comunque un po' riflettere. Fanno riflettere. E allora dove arriverà? Chi lo sa? Dai, mettili da... Io allargati da dove arriverà l'ordo. Io spero che non arrivano da qua, perché qui poi ci uniscono tutti questi e succede un casino. Quanto sei mighty, Mars. Ora, appena fatto il coso, il cottage... Il la farma. Fammene farlo, io ributto già qua. Sembra veramente di essere un campo rom comunque. Sì. Hai più tende che. Un po' le cose a caso. Manca però per il campo rom manca. E il Mercedes, i denti d'oro, gli anelli. E la corrente attaccata a qualcuno che freghi qualcuno in campo ron con la fibra. Dove va questo? No, non mi dica che non ci passa. Ma va a cacare. Guarda questo dove va. Non ci passano di qui. C'è questo che rompe le balle. Mannaggia. Allora, poi qui uno andrà anche levato. A questo ha fatto punto. Il giro per fuori. È che se fai sto errore quando arriva l'orda ti secca. Guarda, anche questo fa il giro. Quindi questo va levato. Occhio che c'è gente. Gente. Meno male sono veloci. Vai, 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 vai. Fregali, fregali, fregali. Mio. Mio. Ha superato. Vai. Questa cosa va levata, ragazzi, purtroppo. Mi piange il cuore. Per quella casa. Mi piace, no, mi piace per le risorse. Io intanto comincio ad andare un po' avanti, vediamo un po' come la situazione qua. Fattorie. Aspettate un po' la ricerca. Allora, facciamo il cecchino. 700, ma... Latri! 700 oro di tasse mi hanno preso. Oh mio, scusi che mi fa...
script. No, e qui comunque conquista questa è una bella botta, sarebbe. Una bella botta di vita. Dai, se sei uomo lo fai. Mica dipende da me, eh. Dipende dagli zombie. Se gli zombie me lo permettono. Dai, prova a andare mai con diplomazia. Alza io, diplomazia. Io busso. Se... alza la diplomazia. Ambasciatore non porta il pene, quindi. Alza la diplomazia. Porta diplomazia a 100. Ma però io non posso andare là con... Che sei che fa seduto? Ah, era in mezzo all'erba, sembrava seduto. Sì, che sta riposando. Fa il picnic questo. Allora, adesso ne abbiamo 6 di lavoratori. Iron, porca, non posso fare quello che... L'orda! È arrivata. Sta per arrivare. Entrare. Sto cavoli a mano. Secondo me mi sfondano subito al primo colpo, eh. Prova a potenziare qualcosa. No, io ora faccio una cosa, io vedo da dove arrivano e ci metto una balista. Ah. Hai capito? Per cui dico che la tua intelligenza tattica si sta. Ricordati gli anni che hai passato con Age of Empire. Ma nemmeno. Ah. No, Age of Empire non l'ho giocato. Quindi. Age of Empire 2. Ok. Nemmeno. Con World of Warcraft. World of Warcraft. World of Warcraft. Trust. Con Yu-Gi-Oh! Con Yu-Gi-Oh! Bravo! E Pokémon. E Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Versus Pokémon. Ricordati quegli anni. Mamma mia, c'ho praticamente. Allora, loro vengono qua, la Great Ballista, c'è cioè John Day. Scenda, si unisca. Lei va dentro. Ah, lanci gli umani con la ballista direttamente. Sì. Sì. Questo dove va? Gli anni di Total War. Venga qua. Ma non l'ho levata la casa, ci passi. Ma che sta? L'ho levata una casa e non ci passo neanche se levo la casa. Com'è il discorso? Ma dove vanno? Stanno nel mezzo questi. Ma dove vanno? A destra o a sinistra? Vanno a... Maledette, hanno cambiato traiettoria! Dove non c'è la balista, no? Beh, ovvio, mica sono zombie, non sono stupidi senza cervello. Ma veramente i zombie dovrebbero essere stupidi. Pensi te? C'è sempre sotto il gioco, c'è un'IA programmata, stanno sfondando una parete. Eh sì, perché pensavo messo di là, maledetti. Correte! E fa così. No, si fa. Muoviti! Si fa per il rotto della cuffia. Stanno attaccando la torre. Mamma mia, mi hanno salvato le staccionate. Le due staccionate di legno. Mamma mia, pelo. Però la vendetta sarà amara. Hanno cambiato all'ultimo la traiettoria, capito? Mica, non sono stupidi zombie. Assolutamente l'intelligenza artificiale è un po' più stupida. In genere. Invece... qui abbiamo messo l'intelligenza di... Vai, ti male! Vedi, dove non posso... dove c'è l'angolino che non posso fare, loro sono subito andati... subito a zuccare la testolina, subito. Vai, c'è l'angolino qui che non posso chiudere, no? E non c'è la balista, bravi, furbi. Però io la metto... così, prossima volta... non mi coglierete, impreparato. Vediamo un po' se ci passano. Non ci passano. Ma che strapalle. Vabbè, non ci passerete più allora.
Beh, allora chiudilo del tutto. Sì, no, spostalo, poi sposta il cancello. Sposti il cancello di un blocco più in là. Se... Sì, poi è tre quarti aperto il cancello, non è... Chiuso, no, chiuso, è chiuso. No, è tre quarti aperto nel senso, ci dovrebbero... Sì, ma fa, è un po' noioso di queste cose qui. Anche qui ho levato una casa, ci guarda. Ci passa il servitore qui, no, a parte è andato dentro la casa. Ci vedo passare anche loro, insomma. No, noi siamo... Io voglio questa zona qua. Allora ogni 20 giorni ti arriva un ordine? Sì. Allora è 20... E dipende, to die. Dipende la difficoltà che metti, secondo me. Sì, sì. Comunque 20 giorni potrebbe arrivare anche una volta al mese, sarebbe troppo. Proprio un'orda quando arriva una volta al mese. Allora, qui non c'è tanta gente però, eh. Magari sono amici, non sparargli a tutti, però... Qualcuno prova anche a conversarci, un caffè. O convertirlo, sai, su... Ah, ma non hai giocato, c'era... Come gioco fare quello che convertiva le unità. Sì, me lo ricordo. Qualcosa del genere. Che praticamente ti andavi con 10 unità versus 10.000 e tornavi con 10.000, 10.000 punto 10 unità. Sì, più o meno. Ma io invece mi ricordo ce n'era uno con gli elefanti che c'era Napoleone. No, chi era? Ah, sempre Age of Empire. E allora sì, allora ci giocavo. Il primo. Era il primo forse. Il secondo era quello dei conquistatori. No, tipo, forse ho fatto il primo. Che c'erano i re, tutti i re, allora, sull'immagine c'erano tutti i re. No, mi ricordo che la prima campagna era quella di William Wallace. Il tutorial. Allora qui bisognerebbe chiudere qua, però per chiudere qua bisogna includere anche questi, se ne è inutile, anche se il giacimento qui di ferro ce n'è tanto. Ah sì. Si potrebbe anche fare. Sono tanti zombie. Si potrebbe fare così. Fai un piccolo avanzamento e vedi. Chiudo, lo faccio qua. Fai i mini avanzamenti e fai più barriere, tipo che ora che ti sfondano ce ne vuole un po' per sfondare. Metti le Tesla. Il problema è difendere qui. Io posso chiudere qua così e qui lo lascio libero. Sì. E poi di qua però... Sì, si è proprio capitato col lago del cazzo che se non c'era il lago, se il lago era più avanti. No, invece ma il lago andrebbe anche bene. Il problema è che tanto spazio così che poi dopo non è sfruttato il lago perché ci ho messo due pescherie e è finita. Cioè. Puoi metterne un'altra due di là, però devi metterlo. Ma penso che nemmeno una ci va. No, beh, una si parte opposta all'aperto. Ma più di una mi sa che non ce la fa. Cioè, voglio dire, potrebbe essere sfruttata anche un pochino meglio. Mettercene tre. Più una di là, 4, 5. Minchia, ma. Allora, abbiamo anche 0 lavoratori, ho detto tutto, eh. 27, 12, 23, 10, abbiamo poi finito anche l'energia. Ah, comunque la cosa che mi piace di questo gioco è che sembra banalotto, no? Però in realtà anche per fare le cose bisogna pensarci bene, perché ogni errore lo paghi caro. Perché loro sono bilioni. 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 Anche qui farebbe comodo chiudere qua, chiudere tipo qui per prendersi anche queste risorse qua. Hanno detto gli sviluppatori che l'orda ti può arrivare fino a 20.000 zombie sullo schermo. Minchia.
20.000 bilioni. Vai, zompi. Ah, ma difenderà lui, no? Zoppi. Sì, difende. Allora, chiudiamo questo lato. Poi chiudiamo questo lato. Abbiamo preso una... Ah, anche questo, un'enorme fetta. Ho preso abbastanza ferro. Più di così. Ci muore. Allora, chiudiamo qua questo punto. E poi c'è anche da calcolare l'ipotenusa del triangolo. Bravo. Retto. Retto. Tabbe. Bravo. Sai quanto ci ho messo per cercare questa cosa lì che girava? E manca l'angolino. Oh. Quanti pare tutte le volte. Devi calare. Ne devo mettere un altro, no? Sì, oppure cali la difesa. Eh no, perché cali c'ho il ferro. C'ho il ferro, dopo non posso mettere strutture. Ah. Io c'ho sempre. Oh! Tutte le volte che faccio una struttura c'ho sempre l'angolino che rompe le parti. Sempre! Non è mia normale una cosa così, no? Cioè voglio dire. No. Ora come minimo dopo c'ho l'angolino di là. Mi tocca metterlo qua. Neanche brutto messo lì. Un po' pieno. Mettilo in riva al lago. Ma devo sfruttare anche la parte laterale di là. Allora qua chiudiamo pure. Mettiamoci un ci va un cancelletto solo. Che arrivano da dietro comunque. E qui non posso mettere il doppio perché sennò picchiamo. Ma tutto un casino con. Allora. No. Qui lasciamone uno. Andiamo di qua. Qui lasciamone uno. Qui possiamo chiudere. Ok, mettiamo uno qui e chiudiamo. 10, aumentiamo qua. 8, 6, 5. Sto contando l'energy. Che non voglio rimanere senza. Occhio. Devi fare un 1000. Lo fa un 1000. Però ti servono lavoratori. Lavoratori ne ho 5. Oh, guarda lo spazio che c'ho bellino. Ah, che bello. Prende aria. Che bello. Tutto terreno arido, comunque, complimenti. Con le farm saranno. Complimenti a. Al progettista qua. Tutto arido. Le farm. Però c'è tanto ferro. Damo i cancelli che mi piacciono. E basta. Tutto cancello. Senza muro. Ci passano? O è chiuso? No, non ci possono, ok. Attention. Building complete. Vai, allora, chiuso è chiuso. Chiuso male, ma è chiuso. Questa si potrebbe anche migliorare, questo. Si può fare una roba così, viene un pochino più. Spacchiamo, che dici? Spacchiamo ciuccia. E intanto. Rinforzi l'altro di là. Tanto siamo ricchi. Sei ricco. Ok, qua facciamo. Pausa. Giusto, me lo scordo. Tac.
Ma tanto i soldi del papi, beh. Soldi del papi, magari, no? I soldi del papi era un signore. Soldi del papi e ti lamenti. Ma caro. Hai i lingotti fatti con la tua faccia. Sì. C'è il papi che paga. C'è il papi, magari. Era meglio. Allora. È chiuso sopra l'angolino. Dove? Posto. Sì. Allora, fammi pensare. Abbiamo un lavoratore. Energia 36, cibo 15. Quindi per il momento possiamo aumentare questi cottage. Non è vero, perché ci manca il wood. Allora, il wood non abbiamo altri alberi a disposizione. Bene. Ma noi li creeremo dal nulla. Ai soldati, cacate alberi, grazie. Quindi dobbiamo fare con 23, no, con 23 di legno dobbiamo fare, o di legna, che dir si voglia. Non so, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Lo zombie che è entrato. No, sai quando c'è quella sensazione che c'è qualcosa di sbagliato? Ho dimenticato qualcosa. Che non riesce a intuire. Che poi sarà fatale? Ovvio. Quello è scontato. Cosa che mi sfugge. Una vocina ha detto Mighty, Mighty, stai attento. Occhio. Vedi, vedi, attacco, attacco. Ok, c'è lei. Qui non si chiude, qui dovrei chiudere, ma perché qui non me lo fa mettere? Qual è il problema? Perché? Buongiornissimo, qual è il problema? Chi è? Sono Paolo. Chi è? Bisogna una mano? Non si chiude il muro. Allora, il muro non si chiude perché ci sono i nemici? No. Non c'è corrente? No. No, se sono i vicini, i zombie vicini non si chiude. Se c'è la corrente, se c'è la corrente. Ma io... E deve avere le risorse. C'è tutto. L'angolo come messo? Aspetta, ti guardo l'angolo. C'è tutto, c'è tutto. È storto l'angolo. No, no, è dritto, è dritto. È tutto dritto. Vabbè, rinuncio. Basta, finito. Mi suicido. Oh, non allora, sai vero che se una qualsiasi truppa viene entra nella gestione del Doom House è spacciata. Cioè se la riporti alla base te la rimane un ordine più di Doom. Dov'è che non ti chiude? Fai vedere un po'? Quest'angoletto qua. Io c'ho sempre gli angoletti che non mi chiudono. Tiè. C'è tutto, c'ho la legna, c'ho la legna. C'ho la corrente, c'ho la. L'acqua calda, c'ho tutto. Ah, dice, c'è scritto in basso, dice troppi muri in quest'area. E che significa troppi muri? Ma... Che ci hai messo troppi muri, non ti fa spammare. Ma no, ma lo decido io, ma perché devi scegliere lui se ci sono troppi muri, scusa? Da quando sei mai sentito di troppi muri? Ma che gioco? Tutti, fai troppo. Ma non ha senso. No, sai perché? Perché dopo ci sono gli spammoni che... Vabbè, no, e allora, poi dopo qui ci entrano, sfondano subito, allora poi dopo mi ci dice troppi muri. Bello così, io mettevo torri, andavo sui giochi vecchi di RTS e metti torre avanti, vai avanti, torre. Sì, infatti... 5.000 torri. Non facevi un muro di torre praticamente, basta. Bravo, oppure mettevo fortezze. Che facevo così praticamente. Bravo. Non esisteva il muro. Va bene, io vi lascio ragazzuoli. Addio. Va bene, Alessandro, ti ringrazio. Stasera vediamo un po' se riesco. Volentieri. Come vuoi. Va bene. Ci becchiamo. Va bene, tanto ragazzi, vi ricordo di andare a vedere anche il canale di Alessandro, il cazzcaro dei videogiochi. Mi raccomando. Su YouTube, poi farà anche Twitch, mi auguro, Sì, può fare le live, insomma, quando ha voglia. Piano piano. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Allora, cosa ci manca qua? Vediamo un po'. Ci manca il ferro, giusto? Quindi abbiamo 5 lavoratori, 7 di food e 32 di energy. Ce la fanno anche un sacco di get baliste adesso, ma veramente tante. 30 di wood, dobbiamo aspettare il legno. Basta, tanto perché se fai doppio clic su un'unità ti prende tutte quelle del tipo, non quelle vicine. Bravo, infatti ho partita precedente l'avevo fatta sulla torretta, quella dell'energia, me l'ha levate tutte. Perché in realtà ti manderebbe anche il messaggino, ma non l'ho letto, ovviamente. Allora, facciamo il query, così andiamo a prenderci l'iron, ferro, 4, 4, 5, 5, prendiamo questo da 5, va. Poi la ricerca, abbiamo fatto tutto? No, ma proprio per niente. Lookout torrent tower, facciamo le trappole, vai, le usiamo subito quelle. E poi adesso bisognerebbe fare una marea di... Dove sono? Non ho sentito cosa hai detto. Di baliste. Cosa hai detto che non ho sentito? Aspetta che ti sento basso, aspetta un attimo. Dici Pablo? Sì. Non ho capito. Che ci può stare a fare baliste, sì. Sì, ne devo fare veramente tante, il problema è quello. Perché ora da difendere c'è veramente troppo, secondo me. Anche se abbiamo preso un sacco di posto. Food, che palle. Allora, food. Facciamo questo. Allora, qua è tutto arido. Quindi niente. Oltretutto. La faremo qua, 46. No. Ok, enemy. Fa schifo messa lì, ma... Il problema è che abbiamo un sacco di terreno arido. Ma ci costruisci sopra? No, ma se c'è... Io c'ho la farm, con la farm... Terreno arido... Non fa niente, non ti dà niente. 16. Se ne metto una qua, poi questa ce la fa qui. Sembrerebbe di sì. Provo una qui, sarebbe ottima, e una qua. Perfetto. Ok. Attenzione. Allora, la prima balista la mettiamo qui. Anzi. No, ho buggato una. Che si riesce? Ho buggato un arciere, ho dovuto rompere un muro. Sì, ma quante volte sei morto te, già? Due. Ho fatto due partite e l'ho perse perché una volta mi è arrivata l'orda dove non avevo coperto con i muri. E la seconda ho fatto due clic sugli arcieri perché volevo tutti gli arcieri lì. L'arciere è passato da fuori, le fortificazioni, è andato nella casa piena di zombie e me ne ha portati tipo a 1.300. Sono morto. Sì, in ghetto fanno delle cavolate abbastanza grosse. No, ma vabbè, sono io che ho usato il comando doppio clic, quindi vabbè, ci può stare, però. Che stress. Ma io l'ho preso ieri sera, ho già giocato tipo 10 ore.
Ci ho fatto una ottava. Sì, ci sta molto come... No, carino, cioè è semplice come gioco, di per sé, perché non c'è niente di difficile. Poi è carino perché comunque devi ragionare, non è scontato, diciamo. Io qui però farei un secondo muro, perché questo qui è singolo, io non mi fido, non reggi manco l'acqua calda sto muro. Nella mia misera esperienza. Sì. Un bel corri qua. Oh, adesso sì. No, vero, non posso. No. Posso fare una great balista? Se non si esce è un problema? Sì. Potrebbe essere un problema, però ne posso fare un'altra qua. Qua ce n'è già una. Nella parte della Industrial Trade mi conviene fare prima la warehouse o il wood workshop? Dove? La parte Industrial Trade in basso a sinistra nel menu principale. Conviene fare prima quello warehouse sopra o wood workshop sotto? C'è solo la warehouse. Warehouse, ok. Che aumenta il coso, aumenta lo stoccaggio di risorse, credo. Sì, sì. Questo te lo dico. La prima cosa che c'è da fare è questa qua, la wood workshop, che è quella che ti. Ok. Ti studia le ricerche, capito? Ah, ok. Ok, questo è per il ferro, facciamo questo, dai. Voglio spammare altre tende perché voglio più soldi. Più soldi. Ah, ma soldi, stranamente io ho già fatto qualche partitella, soldi è l'ultimo dei problemi mio. Ah, infatti però in questa partita, non so, ne voglio un botto. E so invece, vabbè, oltre gli abitanti che quello ce l'hanno tutti, un po' il legno, un po' lento. Il legno è più 38. Buono, io ho più 23. Ho 1, 2, 3, 3 somil che vanno tutti e tre a 15, quindi va bene. Forse ne posso mettere anche un quarto, ora che ci penso. Allora, questa cosa gli manca? Il wood, tutto il wood. Giorno 32 già, E non sono pronto. Non è ancora arrivata neanche un'orda? Sì, è già arrivata, è il giorno 20 ecco. È arrivato. Ok, mi sembra bravo. Il problema è che non sono pronto per... Ma guarda che alla fine le orde... A me l'altra volta ho fatto una partita, l'orda l'ho sconfitta benissimo. Poi è arrivato un ciccione da solo e ha attirato praticamente tutti e mi ha sfondato. E non era un'orda, così casuale. Qui lo fai? È storto, mannaggia a te, lo sapevo che veniva storto, no? E lo sapevo! E ormai ti conosco! Oh! Allora, spacchiamo questo. Qua. Qui sarà dritto. Sì. Attention. Technology research finished. Ok, abbiamo anche il faro praticamente. Ah, ci vorrebbe un'altra balista qua. Un'altra qui. Due, tre. Volendo anche 4, 5, mamma mia, 6, 7,
te. Eh no, mi hanno risolto il progetto. Sarebbe una decina di baliste. Ah, sì. E qui una va messa al volo perché va a finire che mi ci frega, no? Gira di gira. C'è un giacimento gigantesco di ferro vicino a casa, lo voglio andare a prenderlo subito proprio. Ma io ho trovato bellino quest'area qua. Da 5, però sono 2. Perché rompi sempre le balle? Poi c'è un sacco di soldati, che soldati non ne ho fatti, perché ne ho fatti quasi niente. Peccato che non è tipo un gioco di coppia, questo sarebbe stato molto molto carino in coppia. Come lo vedi in coppa questo? Allora facciamo. Tac, facciamo l'ultimo cancello. Per ora ci accontentiamo della legna. Ah, giusto, anche di qua. Oh. Io poi ho dei bug con le torrette. Perché? Okay. Per me niente torrette, non so, ci sono dei bug. Che ti fanno? Niente, c'è la piazza ma non c'entrano le truppe. Mi dà il segnale di non entrarci ma non c'entra. Mm. Tu come fai a farci entrare? Come faccio entrare? Cioè premi e premi sinistro? No, ma come per centrare le torrette? Tu hai la wooden turret. Mm. La costruisci? Wooden tower. Sì. La costruisci, poi premi sull'arciere col sinistro, poi premi sul sinistro sulla torre? Io premo con la... Sì, sulla torre mi dà da chi c'è dentro. E se non c'è nessuno, come fai a mannarcela? Selezioni praticamente il soldato e ti viene l'iconcina che te le butta dentro. Ok, no, ma viene l'icona, ma si va, non me lo fa fare, vabbè. Vabbè. Ecco, giorno 34, seconda orda. Oi. Qui sarà un bel casino a capire da dove viene, perché mi sono appena... Te lo dici che? Espansa, sì, ma 3-4 ore non dice. Io ho rafforzato quello che potevo fare. Soprattutto non ho truppe. Allora, da qua però sta scendendo, quindi secondo me arrivano qui. Allora, cecchino, dov'è? Vai. Praticamente ti dà l'iconcina, poi col destro ci clicca e va dentro. Uh-huh. O vanno qua? No. Ok, allora. Voi di corsa 1, 2, 3 qui ho 2 torrette, una balista. Vabbè, torrette sono boss. C'è un cecchino e 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcieri. Ciao, da. Eccoli. Manca loro, manca sempre un botto d'oro. Io li devo distrarre. Distrai. Tutti in un punto mi sfondano. Cecchino, grazie. Se ci dai una mano.
Oh, la distrazione ha funzionato. Oh. Anche se la prossima volta ce ne mando uno a distrazione, non tutti. E comunque hanno sfondicchiato il muro, mai, cioè, liscia liscia. Vorrei che venisse tutto liscio. Liscia liscio, non me la fa rifare, come mai? Forse va prima riparato? Allora, comunque è andata bene, dai. Allora, sì, direi al momento. È arrivata seconda orda, concludiamo qua. Tanto sono quasi le 7 e oggi ho cominciato un pochino prima. Concludiamo qui e ci vediamo forse anche stasera verso le 9:30 con Alessandro che voleva fare qualcosa. Ora vediamo se riesco a liberarmi. Vediamo un po'. E sicuramente domani alle 5, se facciamo un altro live, credo che domani porterò FIFA. Perché credo, vediamo un po'. E comunque ragazzi vi ricordo di iscrivervi anche su YouTube, perché poi posterò anche la live su YouTube. E chi sta guardando la live su YouTube vi ricordo che sono su Twitch tutti i giorni alle 5, quindi fate un po' voi, fate un po' come vi pare, insomma basta di fare qualcosa. Ok ragazzi, ci vediamo, saluto anche Paolo Rico che mi ha tenuto compagnia, lo ringrazio. Saluto anche Alessandro che ci ha tenuto compagnia prima e ci vediamo o stasera, no, sì no, domani. Ciao a tutti!